Allora, noi siamo due psicologi, psicoterapeuti di Aria. Io sono Elena Scapolla. E io Fabio Barotto. E oggi qui praticamente parleremo di bisessualità. Quindi la mia collega, la dottoressa Scapolla, ha pensato di iniziare presentandoci, dandoci uno stimolo per questo lavoro. Sì, anche se... ecco, forse prima ancora dello stimolo, a me faceva piacere spiegare. Sì. La scaletta! La scaletta, vero. No, in realtà, secondo me era importante anche spiegare come mai siamo qui, come mai abbiamo scelto questo tema. Ci siamo trovati subito d'accordo su questo interesse comune, sul voler affrontare il tema della bisessualità. Devo dire che per me ci sono forse più motivi che mi hanno spinto a dire: Fabio, candidiamoci, proponiamoci. Da un lato c'è un po' l'esperienza di Aria. Aria, centro d'ascolto per ragazzi e ragazze 14-21. Da un lato, cioè, vediamo molti ragazzi e molte ragazze, e quindi io oltretutto faccio anche primi colloqui d'accoglienza, quindi ne vedo proprio tanti, più di quelli che seguo. E quindi dopo un po' uno accumula informazioni, riflessioni anche. Sicuramente una cosa che abbiamo notato è che sia parlando con i ragazzi, sia guardando la televisione, accendendo il computer, c'è un... sembra che ci sia un po' una crescita di anche di etichette, cioè non ci sono più soltanto le due famose categorie eterosessuali, omosessuali, c'è la bisessualità, c'è la pansessualità, c'è la questione queer, insomma stanno nascendo tanti modi di definirsi e anche i ragazzi che arrivano ad Aria si definiscono in più di due modi, cioè scelgono fra più di due etichette, tra virgolette. Allo stesso tempo però ci sono anche tantissimi ragazzi che invece proprio non ci pensano proprio a definirsi, anzi. In primo colloquio non facciamo la domanda sgradevole, ma scusa tu, quindi... però sondiamo la questione dell'affettività. Sia in primo colloquio che nei percorsi a me capita molto spesso di sentire ragazzi che dicono: ma sì, sto un Marco, poi però mi sono innamorato di Chiara, allora ho scelto di stare con Chiara, però senza sentire il bisogno di definirsi in qualche modo. Quindi questa per me è una prima evidenza. Tu, Fabio? Ma la bisessualità in realtà è un tema che viene poco affrontato, no? Nel senso che si parla spesso di omosessualità, ormai i concetti di omofobia interiorizzata sono abbastanza comuni, diffusi, per chi in qualche modo è attento al tema, mentre il tema della bisessualità è un tema che sia dalla comunità LGBT che rispetto alla società in generale viene un po' visto con un occhio strano, il bisessuale stesso viene visto con un occhio strano, no? E questo a me affascina molto, no? Perché intanto la bisessualità rompe questa dimensione binaria di cui parlava prima Elena, di omo ed eterosessualità, e ci interroga, ci domanda, no? Ci fa riflettere su come noi non siamo così rigidamente posizionati, ma non soltanto sull'aspetto della sessualità, ma su molti aspetti, cioè non siamo unici, ma siamo molteplici dentro. E quindi questo aspetto secondo me è molto importante. E l'altra questione è la questione legata invece all'aspetto clinico, nel senso che clinicamente ho visto moltissime persone che si sono autodefinite bisessuali e che hanno in qualche modo fatto un percorso terapeutico, e in questa bisessualità ho trovato tante cose molto diverse tra di loro, alcune che in qualche modo davvero erano consonanti e altre che invece erano dissonanti, no? Anch'io ho visto che c'è molta più libertà
nelle definizioni, nel senso che spesso non ci si definisce, cioè mi definisco bisessuale perché almeno capisci quello che vivono, ma forse per me non sarebbe neanche un bisogno di definirmi. Oppure si può usare la parola bisessualità come etichetta difensiva e quindi in realtà una sorta di dimensione o di etichetta che io mi metto addosso perché affrontare direttamente la mia omosessualità mi fa paura e quindi in qualche modo la bisessualità diventa semplicemente un'etichetta sì ma di copertura e non una vera etichetta. Poi su cosa sia la bisessualità adesso ci entriamo, no? Quanti aspetti ha la bisessualità? Sicuramente ci siamo poi trovati appunto a Fabio, per esempio, permetto di dire che questo punto qui forse è molto sentito da te. Sì. Per me è molto sentito cioè dobbiamo comunque difendere il diritto di una persona di affermare di poter essere attratto sia da persone del suo sesso che del sesso opposto, no? Perché poi molto spesso appunto ci possono essere persone che mettono in dubbio, che dubitano, che dicono no, è solo una fase, non è solo una difesa, non è solo una sperimentazione, quindi credo che entrambi abbiamo poi i nostri, ci scagliamo di più su alcuni punti. Sicuramente posso dire per entrambi che ecco, ci siamo molto trovati sul desiderio personale, professionale di fare quanto di meglio possibile per promuovere la consapevolezza e la libertà, ecco, dei ragazzi che incontriamo a livello relazionale e sessuale. Quindi certo, questo assolutamente arriviamo da qua. Siete sicuramente silenziosi perché stiamo parlando noi, ma non so se abbiamo voglia, se avete voglia di magari provare a dire voi come mai siete, avete pensato di venire qua. Perché se siete qua il tema magari interessa, magari avete voglia di dire ma io mi interessa perché volevo vedere la mostra di cartoline e poi mi ha fatto firmare, era troppo tardi. Inizio io per rompere un po' il ghiaccio. Sentiamo. Beh, io sono qui oggi per riprendervi, per intervistarvi. Quindi dopo. Sei obbligata. Sì. No, è stata la mia scelta. Dopo non scappatevi, dobbiamo fare un'intervista. E perché sono in primis una bisessuale, quindi voglio sapere cosa avete da raccontare su ciò. Ok, va bene. Grazie. Ci tieni d'occhio. Ti raccoglio informazioni. Grazie. Ciao. Beh, io sono qua perché mi interessava conoscere la realtà di spazi reali, cioè nella fattispecie la parte LGBT di spazi reali, sì. E poi perché sono della famiglia, mi definisco pansessuale. Ok. Pansessuale. Non è che non c'erano definizioni? Beh, bisogna essere anche liberi di usarle o di non usarle le definizioni, quindi benvenga usarle. Barbara e io siamo qui perché lavoriamo al servizio LGBT della città di Torino. Okay. E quindi anche noi in effetti sì, forse concordiamo sul fatto che la bisessualità è un aspetto meno approfondito, sì. Mm-hmm. E per cui questo seminario ci è sembrata un'occasione importante per approfondire il tema. Ok, vi ringraziamo. Sì. Grazie. Io come insegnante giovane di scuola superiore, facendo anche un po' un confronto con la mia epoca delle scuole superiori, parliamo di una quindicina di anni fa e molto di più, ho notato un certo sdoganamento del tema molto forte. I ragazzi ne parlano, io ero curiosa di capire anche con quanta consapevolezza, dico una cosa un po' provocatoria, io parlo di ragazzi di 14-15 anni, sì. Quanto sia, passatemi in termini, anche un po' una moda, tra virgolette, no? A volte, questa definizione, cioè quanta reale consapevolezza ci sia dietro i ragazzi che hanno questo tipo di esperienza e che ne parlano anche molto apertamente, cioè senza tabù o troppe... Insomma, quando ti riferisci a una moda, parli della bisessualità?
No, allora, quando dico moda è perché a me è capitato di accompagnare dei ragazzi in gita, no? Quindi dove si aprono un po' di più, parlano, eccetera. E magari ragazzi che so, come avete detto voi prima, che prima avevano la storiella, la ragazza col ragazzo, quindi diciamo la storiella eterosessuale, poi parlano invece di, loro definiscono crush, no? O una crush, che diventa omosessuale. E soprattutto tra le ragazze a volte c'è una specie di ostentazione quasi, ce ne parlano senza che venga richiesta la cosa, cioè senza che nessuno le interroghi in materia, arrivano e dicono ah perché la mia ragazza eccetera eccetera. Quindi moda in questo senso, nel senso che tra di loro, tra le ragazze soprattutto, tra le ragazzine molto giovani, ho notato questo, ecco, quindi mi chiedo, non è solo questione di moda, io mi chiedo più che altro la consapevolezza che hanno dietro a questo, ecco. Curiosità quindi di informarmi, di saperne di più. Sono anche io un insegnante, condivido pienamente tutto quello che lei ha detto, il mio interesse è analogo al suo, insomma. Ok. Sottolinea. No. Questo intanto ci dà un punto di partenza. Grazie. Ecco. Noi sì, avevamo un po' in testa di mettere qualche mattone di base comune, ecco, perché probabilmente ce li abbiamo già, ma magari è meglio dirseli. Sì. Vediamo. Per prepararci un po' a questo seminario, poi ognuno dei due ha reagito a modo proprio, io che sono un po'... Mi sono messa a leggere, a prendere appunti, fare schemi e anche a ripensare a quando ho iniziato a interrogarmi su questo tema e devo dire che forse il primo proprio punto fermo a livello di ragionamento che ho fatto su questo tema, quindi a livello anche un po' più professionale, è stato quando banalmente sono incappata all'Università degli Studi di Kinsey, che per primo ci ha dato, ha un po' sdoganato l'idea delle due categorie e quindi ha iniziato a parlare di studiando il comportamento, quindi un pezzo molto piccolo, ha iniziato a parlare di dimensioni. No. Io ricordo proprio questo, cioè, per me è stata un'illuminazione uscire dalla visione categoriale, che è molto utile perché è molto semplice, molto sintetica. Però appunto lui ci ha fatto dono di questo, di poter iniziare a pensare non più a due quadratini, ma a un continuum, mettiamola così, no? Da un orientamento, un comportamento, lui però, insomma, noi stasera parliamo di un orientamento esclusivamente omosessuale a un orientamento esclusivamente eterosessuale. E quindi in qualche modo, io spero che siamo tutti d'accordo se non ne parliamo, però ecco, forse una buona sintesi, però è sicuramente molto semplicistico pensare che bastino due caselline per scegliere, per definirci, per descriverci. E il continuum ci offre molta più variabilità, molte più sfumature, molte più possibilità. Poi appunto stanno aumentando le caselline, qua in mezzo si sta creando una nube di altre possibili definizioni, però sicuramente quando parliamo di bisessualità ci troviamo da qualche parte che non è né qui né qui, siamo qua in mezzo. Aspettate, abbiamo anche pensato a... Questo è... Non è un'attivazione faticosa, però se avete voglia di passarvi questi fogli, abbiamo anche fatto lo sforzo di... Una testa. Balena. Sì, una testa. Arriveranno anche a voi. Sì. Forse dietro ne mi... A Pierre. Yeah, sì. Ci manca solo. Vediamo anche delle... è una cosa che si può pensare, ma ne mando qui, ne sparo qui. Ciao. Sì, sì.
spazi reali, chiede che torni. Ma intanto vi rassicureremo sul fatto che sono... Sono cose cioè, ovviamente è una cosa che uno può anche fare... Così, no? E tenersela... che può fare invece, no, cioè così. Serve proprio per riflettere, sì, su questi aspetti dimensionali, che sono vari, come vedete dal numero di righe, e un po' cercare di contattare, anche dentro di noi, come in qualche modo questi aspetti vivono nella... dentro e fuori anche nella realtà, e di uscire fuori da questo binarismo. Possibilmente sì, l'obiettivo è questo, poi magari c'è cioè, chi ha tutto, rimane, no, in una dimensione, va benissimo, magari poi ci confrontiamo se qualcuno rimane fermo su una dimensione, ma siccome non succederà. Per un segno ci obbliga a prendere una posizione, non vi facciamo alzare, però vi chiediamo proprio di mettere un segno a un certo punto di questo continuo. Io adesso per caso ho messo l'omosessualità di qua e l'eterosessualità di qua, teniamola sembra così, ecco, però. Teniamola così e teniamo conto che qua a metà più o meno sia cioè, la metà del continuo. Il 50% sì, e poi quanto più uno si avvicina di qua è sì, più verso l'eterosessualità. Ci spostiamo là, mi sento esclusivamente eterosessuale a prevalentemente ma con molte eccezioni, ma di nuovo eccezioni prevalentemente, esclusivamente, lo interpretiamo così. Ok, iniziamo dalla prima... La domanda è questa. Ah, è la prima, è questa. Dove vi collocate? Esclusivamente sì, eterosessuali, esclusivamente omosessuali? Collocatevi. Spostati al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, eccetera, eccetera. Facciamo misurazioni con i gay. Esatto, perché tante righe? Possiamo scegliere. Iniziamo da tutto, certo. Iniziamo da la prima riga. Sì, la prima riga è questa dimensione. Sì, usiamo tutti il marrone. Questo è il contrario, l'altro. Ve lo dovevo dire subito. Vabbè, guarda, non è importante. Sapere che la prima riga corrisponde homo etero, poi la seconda corrisponderà ad altro. Se ce lo vogliamo tenere per noi non cambia niente, se lo vogliamo condividere sì, a quel infatti punto diventa rilevante il senso. Sì. No, però il primo è quello, il secondo un altro, mettiamo uno, così almeno che sia marrone o che sia di un altro colore. Com'è andata? Si riesce a mettere un segno. Seconda dimensione. Ma provate adesso a dirci sulla base di cosa vi siete collocati in quel posto. Cos'è sì, che vi ha fatto dire? Vissuti, cioè, quindi esperienze, quindi ecco, relazioni, sì, incontri. Sì, sì. Relazioni. Sì. Esperienze di relazioni affettive, sì, erotiche, relazioni, che... prego, relazioni affettive, sì, quindi sì, sì, di chi mi sono innamorata, sì, per esempio. Quindi qua ci mettiamo la visione. Sì. Quindi con chi sono riuscita a stringere un legame emotivamente importante. Adesso sto prendendo questo primo senso della cosa che hai detto. Quindi con chi ho provato un'emozione intensa, con chi ho provato amore, con chi ho provato un legame romantico. Questo è un pezzo che può essere prevalentemente di qua, prevalentemente di qua, esatto, oppure sempre. È una domanda un po' diversa chiedersi a questo punto se penso alla mia storia, con che tipo di persone sono riuscita a creare un legame d'amore, un legame emotivamente significativo. Magari se dovessi mettere appunto di nuovo un segnetto sarebbe esattamente sotto quello di prima.
Quello di prima era un po' più generico, il mio orientamento secondo me qual è? Qui ci stiamo chiedendo di chi mi sono innamorata nella vita o con chi ho avuto, ho provato emozioni intense. Se doveste fare una stima e collocare un altro punto su questa seconda riga, riuscite a farlo, magari identico alla prima. Quindi questo è un pezzo di chi mi posso innamorare, di chi mi sono innamorato, anzi. Hai citato anche, adesso sei condannata, indicherò tutta la sera. hai citato relazioni affettive o sessuali. Quindi possiamo chiederci con chi ho avuto, con chi effettivamente sono stato, stata. Perché magari mi sono innamorata di tot persone, ma non ho avuto delle relazioni con tutte. Se prendo tutte le relazioni che ho avute, 2, 3, 30, e ci penso, erano esclusivamente eterosessuali, prevalentemente. 50% preciso, esclusivamente omosessuali. Anche qui, se voglio, posso andare a mettere un punto. Questo è facile, perché o l'ho fatto o non l'ho fatto. O sono uscita con quella persona o non ci sono uscita. Quindi questo è un altro livello. Secondo voi ci sono, capite cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di scomporre l'orientamento in più pezzi. Noi non siamo solo, ecco, cioè non siamo solo attratti da una persona o da un'altra, ci possiamo innamorare di una persona o di un'altra, possiamo effettivamente avere esperienze di relazione più o meno intensa, significativa, a più livelli. Possiamo avere, non so, secondo voi oltre a un'emotività, oltre a un comportamento vissuto, agito, ci possono essere altre dimensioni diverse? I sogni. Fantasie. Sì. Sì. Infatti c'è. Sì. La mettiamo adesso? Sì. Sì. Chiedetevi anche voi, no? Anzi, questa è una dimensione davvero, davvero importante, che poi spinge alcune persone, magari Fabio, che dici, oh, ah, sì, cioè, persone. Sì, no, nel senso che arrivano persone che magari hanno fatto un sogno a tematica omosessuale e dicono, sono scoperto di essere omosessuale, oppure sono lesbica, sì. No? Perché hanno fatto un sogno o hanno avuto una fantasia, sì. Omosessuale, ma una fantasia o un sogno o delle immagini possono rimanere tali, appunto. Possono completamente non essere sconnesse da tutto il resto, cioè possono rimanere fantasie, non diventare mai comportamenti, non diventare mai legami effettivi e non diventare mai l'identità fissa. Solo che le persone si spaventano proprio perché abbiamo questa questo binarismo, no? Che è veramente tutto nulla, o omo, sì. O etero. O magari si interrogano solo. Esatto, esatto. Però ecco, l'immaginazione, il sogno, insomma, questa componente più di fantasia erotica è un pezzo importantissimo, un pezzo vitale, e fra l'altro può essere, come dire, può essere proprio palese, anche se io mi trovassi in uno di questi due punti qua, posso benissimo avere delle fantasie che sono, ecco, molto molto lontane, senza che questo in realtà voglia dire che c'è qualcosa di strano, che c'è qualcosa che non va, ecco. Quindi c'è il livello del legame affettivo, c'è il livello del comportamento, c'è il livello delle fantasie, dei sogni. Beh, c'è un livello che è proprio talmente banale che non l'abbiamo ancora nominato, perché è proprio banale, banale.
se parliamo di sesso. Prima del sesso. C'è la pulsione sessuale, c'è la spinta, c'è l'attrazione, c'è il desiderio incarnato. Vedo quella persona, quel pezzo di persona magari, e sento proprio un desiderio incarnato. Anche qui è ovvio, è diverso, no? Da ciò che poi agisco, perché posso provare, posso immaginare, avere delle fantasie, posso provare un desiderio incarnato per, posso decidere di agirlo o non agirlo, sono proprio cose che possono essere anche molto diverse. È solo che scomporre queste dimensioni qua rende tutto più interessante, ma anche più faticoso da pensare, no? Più complesso, e quindi siamo portati di solito a sintetizzare. E poi sì, forse c'è ancora un livello che, vabbè, per noi psicologi è davvero importante, che forse è quello cui avete risposto la prima volta, cioè quando mi chiedo, ma io come mi definisco? Sono eterosessuale, sono omosessuale, sono bisessuale, sono... io chi sono, come costruisco me stesso, il livello dell'identità. Cioè, è interessante come di solito le persone eterosessuali, che, come dire, sono la maggior parte della popolazione, forse per loro questo è il livello meno rilevante, no? È difficile per una persona eterosessuale sente il bisogno, cioè ancori il proprio senso di identità in maniera sostanziale alla propria eterosessualità. È un po' come dire, per me è molto rilevante essere bianca, caucasica, sono tutti, la maggior parte qui sono tutti caucasici, quindi non è tanto rilevante. Invece, se non faccio parte della maggioranza, questo diventa un punto fondamentale, che poi è quello che mi porta a definirmi o rifiutare di definirmi, ecco, cioè quello è il livello dell'identità. Io costruisco me stesso, mi ancora il mio senso di me a. Quindi adesso qua si aprono un sacco di domande. Intanto si apre uno spazio di libertà, non so voi, io mi sento sempre meglio quando penso che c'è tutta questa roba qua. Beh, se io aggiungessi un livello. Sentiamo! Magari l'ho sintetizzato, magari l'ho piazzato in uno di questi. Allora, più meramente, intanto svincolato dall'erotismo e dalla sessualità, sì. Più meramente platonico, sì. Nel senso una persona con cui non ho una relazione, ma che per me è un modello quasi, che può essere un modello, un maestro, qualcuno che ho incontrato nella vita, per cui ho provato una fortissima ammirazione, ovviamente questa persona ha un sesso, è uomo, sì. E donna, e magari sento una forma di fascino, la chiamo fascinazione, sì. Ok? C'è proprio un fascino per questa persona, sì, che però non va direttamente nel legame affettivo, sì. Né in quello del comportamento agito, né in quello della sessualità poi attuata, no? Cioè, sì. Quindi questa fascinazione... Sì, che parte di una persona che però parte... non conosco magari direttamente, stima. O non frequento... Sì. Interessante. Intellettuale. Sì, 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 a due pezzi, sia una spinta emotiva che una spinta... Emotivo cioè, intellettuale, sì. Diciamo, sì. Se volessimo potremmo aggiungerlo, sicuramente. Come pensando a persone concrete con cui magari abbiamo parlato, se volessimo potremmo almeno triplicarli, no? Cioè questi... L'orientamento è... chi ci eccita o con chi usciamo, con chi stiamo, ecco, forse c'è un po' di più da dire, siamo un po' più che un pezzo solo. Bene, allora siamo tutti d'accordo. Partendo da questi punti comuni, se fate come un po' sono molto curioso. Sentiamo Fabio, vuoi fare delle domande? Sì, dovrebbe dire chi si è. Chi ha voglia di risposta,
ti sei posizionato sempre soltanto in una di queste due dimensioni. Su un polo estremo. Oh, scusa, così. Ma se, diciamolo, non è facile questa cosa, perché mi sono posizionata da una parte, però io poi tante volte penso che invece di tante mie amiche io mi sento innamorata, nel senso che anche quando le guardo e loro mi parlano, io penso che sono belle, ecco, però l'attrazione fisica e l'attrazione erotica io credo non averla mai provata, però se Eros è qualche cosa che è anche tutta quell'altra roba lì, allora sì, potrei anche spostarmi di più, non lo so, è difficile. Beh sì, però ma fantasie sogni quindi mai? Sì, psicologo che mi chiede, sì, qualche volta sì. E ma quindi qua ti sei spostata? Mi sono spostata, infatti è il punto in cui mi sono spostata. Ah no, hai detto tutto, immaginazione. Ah no, però sempre rimane, sì, perché comunque, non so, ho sbagliato. No, la mia domanda era, cos'è, ho sbagliato? La mia domanda non era precisa. Sì. Chi si è posizionato sempre o qui? O qui, sì, non è alto, ma cioè può essere anche 5%, non è importante, ma chi si è posizionato solo e esclusivamente o qui o qui. Quindi già ad esempio, no, sulle fantasie o sui sogni ti sei spostata. Sì. No, che vuol dire che esiste una componente onirica o comunque fantastica che in qualche modo non è controllabile e che ha a che fare con aspetti non legati all'eterosessualità. Sì. O all'omosessualità, sì. No? Quindi ad uno dei due poli. Quindi non c'è nessuno che si è posizionato in un modo categorico? Sembra molto umano, devo dire, a me sembra molto umano non essere così monolitici. Consideriamo anche che la mente a volte è un po' anziana, cioè tende a conservare questo senso di identità, è un po' come un signore a cui piace raccontarsi di essere sempre stato integerrimo, fedele a se stesso, ecco, un po' tendiamo a essere anche un po' revisionisti, no? Sia sulla base della nostra coerenza personale che sulla base delle spinte sociali. Quindi a volte capita che alcuni dei nostri pezzi tendiamo a, o alcune delle nostre fasi di vita in cui ci siamo sentiti più spostati rispetto al momento attuale, tendiamo a rileggerli come momenti in cui, ma sì, in realtà era solo una grande amicizia, non era un amore. Ma avevo grande stima del suo fisico, non ero attratta da quella persona. Piuttosto che mettere un'altra dimensione, sì, anche se si scopo un po' da questo, e però mi incuriosisce la scopa sulla lavagna. Picchiano quelli di spazi reali. Perché? Non ti preoccupare. Ah, perché non si possiede sulla lavagna, allora c'è il cancello. Quindi la domanda è. Questo è il punto 0 e questo è il punto 100, ok? Quindi è un altro parametro. Quanto secondo voi la vostra educazione, la religione e la società hanno influito su tutti questi aspetti sopra? Da 0 a 100. Vai. Ma noi cresciamo in una società che ti mostra come deve essere una donna e come deve essere un uomo, e di conseguenza come tu ti devi comportare in quanto donna e in quanto uomo. E quindi il punto è che la nostra eterosessualità è un qualcosa di imposto. E quindi tu metti il 100. Sì, per forza. Cioè, nel senso che hai detto che tutti metteranno 100. No, ci sta. Però, per esempio, sulla seconda
linea, quindi sulle chi ti sei. Ah, qua? Sì, sugli innamoramenti. Sì. Tendenzialmente l'ho messa più vicina, è l'unica che si discosta dal centro, è più vicina alla E. Ma perché per me è stato molto difficile pensare che fosse possibile un rapporto amoroso con una persona del tuo stesso sesso. Questo è interessante, scusa, perché dopo parleremo anche di questo. Sì. E, non so, io vedo proprio come ci sia un mi esprimo malissimo, però... Come se facciamo noi stiamo facendo in questo momento della normalità, che è la fluidità del desiderio, dell'orientamento, eccetera, una sorta di eccezione. Quando, secondo me dovremmo fare proprio il passaggio opposto. Cioè, perché siamo così radicati sull'essere binari, sull'essere o totalmente eterosessuali o totalmente omosessuali, quando alla fin fine... chi ti dice che non puoi o non devi sperimentare, innamorarti? È una cosa tua. Sì. Ho detto malissimo. Però allora. Si capisce. Perfetto. Poi se vuoi nel video ti puoi ridoppiare. Grazie. Puoi pensare al tuo intervento. Come risponde scritto questa cosa della parte proprio eccettiva? È una bella cosa così grossa, a me qua veniva da dire sicuramente che l'eterosessualità, se non è imposta, è data per scontata, anche se anche in buona fede molto spesso viene un po' data per scontata da tutti, e questo già crea una barriera, cioè ovviamente questo già crea una barriera di spazio mentale, no? Ma anche semplicemente rispetto all'inclusività, solo rispetto all'infinito in ogni volta che parlo, ma nel momento in cui, no, io la vedo per la prima volta e siamo ad un tavolo, ci parliamo e ci conosciamo, no? E entriamo nella sua dimensione effettiva, cosa le chiedo? È un ragazzo. Sì. Non implico la possibilità che lei possa avere un ragazzo, una ragazza, no? Anche la famiglia, quando sei ragazzino, che arriva il nonno, la nonna, hai trovato il ragazzino, il marito, la cosa. Esatto, no? E viceversa per l'uomo. Questo è quello che diceva lui prima, no? Sì, sì. Che in qualche modo c'è un prepensato. C'è un pre progettato rispetto all'esistenza dell'individuo. E soprattutto c'è già, cioè si crea proprio uno spazio mentale che è più stretto della, come dire, fluidità possibile a cui accennavi tu. Le 14-15 anni che queste storie ti dicono senza neanche che tu glielo chieda, tra l'altro, come dicevi prima, magari c'è voglia di mettersi in mostra, di seguire una moda, magari c'è voglia di parlare di sé, di parlare di quello che si sta provando, magari ha davvero senso pensare che sia una sperimentazione, ma non solo una sperimentazione, ecco. Cioè, magari sto davvero allargando il mio spazio mentale, il mio spazio di esperienza fisica, sessuale, emotiva, eccetera, per vedere se ci sto bene. Perché, non lo so, a volte quando un ragazzo o una ragazza mi chiede come faccio a capire se sono innamorata, se devo stare con questa persona oppure, non c'è modo di saperlo a priori. Ci stai e se senti che è giusto, fino a un certo punto senti che non è giusto, no. Ecco, però io ti ho preso. Scusa. Ah, sono un attimo, visto che hai fatto la parentesi, sì. La largo solo un attimo, sulla questione della moda. Spero che quella parola era disruptive, perché avrebbe creato la bomba, se si è aperta. No, una bomba. La posso circostanziare un po' con l'intervento che hai appena fatto. Sulla questione del volersi segnalare, cioè i ragazzi cercano molti modi di farsi in qualche modo notare dai pari, no? Quindi la storia di Instagram, la cosa, il mio profilo, o il 150esimo ragazzino con cui esco e metto la foto, non fa più sensazione,
prendetela come una provocazione, cioè non sto dicendo, infatti usavo dico, per come espediente, esatto. Non sulle cose che hai detto. Ok, no, dico magari per segnalarsi, per distinguersi, al posto di mettere il decimo fidanzatino, arriva la fidanzatina, così si parla di me, no? Cioè... Questo può essere possibile, però ha a che fare con una persona che si sente invisibile, mm-hmm. si sente fuori dal gruppo, in qualche modo non si sente accettata, quindi ha tutta una serie di problematiche che deve vedersi da qualche parte. In una condizione di normalità, dove la persona in qualche modo sta bene con se stessa e sta bene nel gruppo, e forse trova il coraggio di comunicare, di aver avuto delle esperienze homo, perché nella bisessualità c'è una componente etero, una componente homo, o la fluidità, no? Cioè del pansessualismo, insomma, è differente, cioè voglio dire, mentre l'eterosessuale non deve dichiararlo, quell'aspetto lì, se uno lo dichiara, fa già uno sforzo enorme. E quindi è quasi un po' come dire a se stesse, rafforzare un aspetto che forse socialmente non è ancora così ben tollerato. Perché qua, prima, no, si diceva, dovremmo ragionare al contrario, cioè la fluidità dovrebbe essere la norma e tutto il resto dovrebbe essere l'eccezione, ma non funziona così fuori, perché questo fuori Fabio per fortuna è un uomo e porta un punto di vista molto maschile, per una ragazzina di 14-15 anni magari può essere può essere, come dire, interessante avere la storia con la amica ragazza, sì, sì. Per un ragazzo di 14-15 anni o per un uomo potrebbe esserlo molto meno, no? E quindi io ti ho sempre visto molto caldo su questo tema, perché abbiamo proprio in testa due, ci siamo resi conto, vabbè, anche persone più eminenti di noi si sono rese conto che anche le questioni legate alla bisessualità o alla fluidità sono molto diverse per uomini e per donne, vediamo cose che succedono proprio cose completamente diverse. Sì, anche dopo. Ma infatti tu parlavi di crash, cioè parlavi di innamoramento. Sì, una cotta. Una cotta. Sì. Chissà se questo innamoramento, parlando di queste multidimensionalità, si è trasformato in comportamento, si è trasformato in altro, no? Magari era un sentire. Era quello che tu chiamavi poi questa sorta di fascinazione ad un livello più intenso. Ma io non userei la parola moda, cioè nel senso che parlare di moda in qualche modo sembra, solo questo volevo sostenere, sembra che in qualche modo ci sia un dover adattarsi alle modalità comportamentali degli altri. E quindi se il gruppo sta facendo questo, allora io mi adatto. Ho sbagliato, non è moda, è tendenza. Sì. Fare tendenza, cioè tu fai la moda, non che segui la moda. Tu fai tendenza. Fai tendenza con qualcosa che non puoi controllare. Tu non puoi scegliere, ecco il punto. Non puoi scegliere, puoi scegliere di mettere in atto o no un comportamento omo o bisessuale, etero, quant'altro. Ma non puoi scegliere cosa senti, perché quello che senti è qualcosa che è dentro, e quindi è lo stimolo esterno che ti attiva o non ti attiva qualcosa. Poi c'è tutta una serie di censure interne che tu hai accumulato nel corso del tempo che ti permettono in un modo più fluido e libero di manifestarlo oppure di bloccarlo dentro. Ma non esiste, cioè secondo me non esiste questa cosa della tendenza. Sono d'accordo con quello che dici tu, però immagino che esista una pressione sociale. Certo. Per cui poi la scelta di dirlo, no? Raccontarlo anche se non è chiesto, non lo so, dirlo al mondo attraverso i social, secondo me può avere a che fare, no? Rispetto a una pressione dei pari, il gruppo in cui ti trovi, il contesto in cui sei, sì. Quindi no, rispetto alla scelta, ma poi a come? Lo comunichi, ecco, come lo vivi e anche che cosa ti può servire. Io porto una vignetta anche quanto lo senti e quanto lo ostenti. Io però adesso mi sto riferendo a degli adolescenti che stanno scoprendo, non sto tanto parlando degli adulti. Quello che cercavo di dirvi prima, di raccontarmi prima, secondo la mia visione, io mi sto riferendo agli adolescenti, chi è in una fase di scoperta totale di se stesso. No, proprio perché cosa vuol dire ostentare? Mostrare, dare a vedere, a volte anche senza che venga
richiesto. Però scusa, che è meglio, però lo sto imparando. Ti irrita. Tantissimo, perché se io bacio la mia ragazza, nessuno mi sta dicendo stai ostentando la tua eterosessualità. No, però perché se io sono con il mio ragazzo, lo abbraccio, eccetera. Ah, ma cazzo, mi stai ostentando. No, però se siamo per strada io non ti chiedo niente, nulla, io sono un tuo insegnante, tu sei uno studente. E però c'è il punto che... quando io lo, quando tu cominci a accettare che c'è questa possibilità dentro di te di una fluidità d'orientamento, e dopo che ti sei scontrato con mille muri tuoi, del fatto che sei così, sei normale, rimani un essere umano privo di colpe, hai voglia di dirlo al mondo, ma non cioè hai voglia di dire al mondo di, raga, sono omosessuale, sono bisessuale, sono transessuale e sono come voi, non ho le branchie, non divento un lupo mannaro. No, su questo volevo dare una risposta. Anche a me sono malato all'ostentazione per lo stesso motivo. Adesso no, nel senso, no, è vero quello che sarà. Come ti chiami, tra l'altro? Mathieu. Quello che diceva Mathieu è assolutamente condivisibile, è vero? Nel senso che secondo me non esiste l'ostentazione, e anche quando qualcuno arriva direttamente da te... L'ostentazione c'è anche nell'eterosessualità, adesso non so, cioè... Perché mai? Anche le ragazze, cioè anche una ragazza che frequenta un ragazzo può ostentare quanto è bello lui, quanti ragazzi... Sì, no, ma però tornare alla comunicazione dell'omosessualità, no? Cioè questa ragazza dice... Professoressa, guardi che adesso sto con una ragazza che sta dando una comunicazione importante, che sia ostentazione o non ostentazione, ti sta dicendo qualcosa di importante di sé, no? Anche semplicemente, e allora che me ne frega a me? Che vuol dire? Fai quello che vuoi. Io se riesco a inserirmi su questo pezzo... Prego. Una mossa di carattere. Sì, sono d'accordo comunque con quest'ultima cosa con cui hai chiuso. È la nostra reazione allora è importante, no? Come è importante la motivazione che spinge poi una persona a stare con un'altra, a fidanzarsi, a uscirci, cioè la nostra reazione ha un peso. Se c'è qualcuno che magari può permettersi di ostentare o di cercare vanagloria in qualche modo, E forse perché dall'altra parte ci sono delle persone che non che sono pronte a appunto a reagire in maniera scioccata, ammirata, interessata, eccetera, no? A me appunto verrebbe proprio da dire era stato quello detto io, hai lasciato Marco e stai con Chiara e come se stai bene. Due cose, poi magari vorrei parlare dei punti che avevo, se tu hai in mente scritto in questa scrittura. Posso solo fare un'osservazione piccolina? Si può parlare di ostentazione, appunto, per usare questa parola, quando si parla di gay pride? Così, pride. Cioè nel senso... Tu come lo senti gay pride? Secondo me è giustissimo. È la domanda che stai facendo. La domanda che stai facendo è per capire se si può considerare gay pride l'ostentazione qui. Di base un pochino lo è, però effettivamente. Però nel senso, in maniera positiva, sotto questo punto di vista, perché io la chiamo sensibilizzazione. Sì, però dopo anni di repressione, di facciamo finta che non esista l'omosessualità, eccetera, eccetera, è arrivato un punto, storicamente, in cui si è iniziato a sbattere in faccia, diciamo così, la propria sessualità alle altre persone. E il Gay Pride ogni anno in ogni città è un po' quello, è un po' una rivendicazione dei propri spazi, no? Della propria importanza. Allora, si può definire ostentazione? Oppure... della propria sessualità? Sì. Non sono molto d'accordo su della propria sessualità, ma del proprio al massimo orientamento sessuale, sì. della propria identità. Sì, parlando correttamente, sì. Del proprio desiderio, di avere il diritto, no? In qualche modo di ostentare. Di avere il diritto di avere diritti,
Sì. E quindi rispetto ad una dimensione di coppia, anche di coppia eterosessuale ormai, sì, no? Cioè, quindi ci sono dei diritti che sono innegabili, i diritti proprio umani, mm-hmm, e quindi ci sono delle richieste di diritti, non è soltanto l'ostentazione dell'orientamento, giusto, ma c'è dietro il bisogno di una parità, mm-hmm, di diritti. Mm-hmm. Addirittura riflettevo prima con la collega che, ad esempio, se pensiamo alla genitorialità, si parla di omogenitorialità da non tantissimo tempo, no? Cioè, poi con dei casi un po' eclatanti come come si chiama il cantante spagnolo famoso? Vabbè, sia Miguel Bosé che Ricky Martin, Gianna Nanni, sono tutti diventati genitori attraverso o fecondazione assistita o madre surrogata, no? Adesso non vorrei allargare il discorso, cioè aprire troppo il tema su questo, sì, ma arrivo a dire come vuoi andare, no, apri chiudo in pacchetti, no, è importante perché credo che uno degli aspetti del Pride, no, sia anche a rivendicare questo aspetto. Ci sono le famiglie arcobaleno, ci sono le famiglie omogenitoriali, e questo aspetto qua, nella parte omo della bisessualità, non c'è una progettualità, anzi, il bisessuale è più facile che possa vivere delle relazioni, se vogliamo, genitoriali, perché cioè vive una relazione eterosessuale, mette al mondo un figlio, poi magari vive una relazione omosessuale, sta con una compagna, il figlio è nato e cresce, no? Le relazioni invece che si spostano tutte sulla parte O sono molto più difficili da vivere rispetto alla omogenitorialità, e in questo caso la persona stessa nega a se stesso il desiderio di genitorialità. E quindi anche questo è un altro pezzo di diritto, no? Rispetto all'ostentazione del Pride. Io è stato esaurito? Sì, sì. Proverei a intervenire ancora dicendo che c'è. Nello scotch non ti ho dato. Basta. No, ostentazione, secondo me, ci è una parola che ci è indigesta perché c'è dietro un giudizio morale, no? Posso ostentare per motivi buoni o cattivi? Sicuramente ci sono motivi che ci portano a ostentare, come per esempio possono essere quelli dietro certi eccessi del Pride, eccessi vistosi del Pride, che hanno dietro un motivo di affermazione della mia, cioè io affermo che esisto e che ho dei diritti, no? In qualche modo questo ci sembra un buon motivo per ostentare. Ma è anche una positiva provocazione per noi. Volendo. Perché volendo. La sensibilizzazione passa attraverso la provocazione. Andare a mettere scomodo. Quindi non parlerei tanto di ostentazione quanto di provocazione positiva come strumento per sensibilizzare. E che poi può provocare o dire evocare. Cioè, sì, certo. Diversamente invece ci intristisce un po' pensare che qualcuno possa ostentare una relazione per avere una visibilità, perché si sente poco vista. È un tema che può, cioè, che insomma, 14 anni è, tra l'altro, che tema? Ma che nasconde dei problemi, però. Sì, volendo, sì, volendo nasconde un'insicurezza. Non tu, cioè, un lungo percorso, secondo me, è quello di sentirsi sicuri, visti, non messi in discussione, quindi a volte succede quello di... Anche perché magari poi forse su questo possiamo dire, c'è anche a volte l'emulazione del personaggio, del cantante o cantante pop rock, c'è molto questa cosa, sì, credo, per gli adolescenti, quindi anche un po' questo forse, e sta sempre proprio quel discorso lì. Sono sicura, ho bisogno di una pillola. Chissà cosa imparo. Chissà. Comunque, magari imparo, magari mi metto nella situazione e imparo che poi alla fine della fiera non mi interessa. C'è un altro, magari invece. Questo in vista appunto del seminario, come dicevo, e quindi sono andata a ricercarmi un po' di cose proprio sul concetto di fluidità. Ecco, intanto ci sono delle differenze di genere molto marcate rispetto a proprio la fluidità, cioè la capacità di
accettare che il proprio, la propria spinta verso l'altro cambi nel tempo. A volte stare vicino nel personaggio famoso, ok, ma a volte semplicemente stare, iniziare a conoscere delle persone che mi stimolano un interesse nuovo, che mi stimolano un'autoriflessione, cioè il contesto, la situazione può davvero essere un dato di fatto, che può essere un trigger, un gancio, uno stimolo, qualcosa che innesca la fluidità, che comunque è qualcosa di dato, un po' come l'orientamento è suscettibile ad apprendimenti, cioè le esperienze che faccio possono arricchire le sfaccettature del mio orientamento sessuale, ma tendenzialmente è dato, non me lo insegna qualcuno, cioè la componente di, è qualcosa che di base c'è, suscettibile di, però c'è. Anche la fluidità è qualcosa che c'è, di meno, ma che risente dell'influenza, del contesto, delle situazioni, delle esperienze che può essere innescato, che cercavo, la mia capacità di aprire uno spazio mentale di relazione verso l'altro può essere innescato dalla vicinanza con altre persone che mi fanno semplicemente scoprire qualcosa che magari ancora non avevo esplorato. E quindi lì non è che possiamo parlare di una sperimentazione, perché cioè, se sperimento qualcosa e mi piace, mi trovo bene ed è mio, aggiungo una cosa. Questo è un concetto che mi ha, che nella sua semplicità mi ha anche qui colpito, delle illuminazioni, degli insight che sono molto banali, no? Cioè, noi possiamo, abbiamo una dotazione di base, andiamo incontro a esperienze, a contesti, a riflessioni, possiamo incrementare il nostro repertorio, possiamo ampliarlo, non possiamo ridurlo. Se ad un certo punto della vita ci piace stare con, ci piace davvero in maniera sentita una certa cosa a livello di orientamento, di relazioni, di sessualità, è difficile pensare che poi questa cosa qua non ci appartenga proprio più. Magari sperimentiamo, ci rendiamo conto per un certo periodo che c'è qualcosa, c'è un'attivazione emotiva, un feeling, un legame, però è un po' poco per dire che è una strada che mi interessa. Però ecco, di solito andiamo incrementando il nostro repertorio. Questo secondo me è anche rilevante parlando di bisessualità, perché c'è anche l'idea che si possa quindi scegliere, come dicevamo prima, no? Vabbè, se tutto sommato posso cavarmela sia di qua che di là, allora è lecito scegliere, è lecito chiedere a un figlio, a una figlia di scegliere una parte. Ma più o meno, insomma, forse no, forse andiamo a chiedere di tagliare un sacco di roba vitale. E poi noi a livello personale possiamo scegliere, ripetiamo, solo a livello di comportamento, posso scegliere di agire o di non agire, ma quello che sento, punto. Ecco, la riflessione. Mi chiedevo rispetto a tutti i ragazzi e ragazze, perché che vediamo, rispetto anche alla fluidità, anche poi molte questioni, la mia, immagino anche nella vostra esperienza, il discorso delle etichette, le definizioni, c'è, non c'è, va bene. La domanda che stavo facendo è ok, va bene tutto, però se anche nella bisessualità o nella fluidità o quello che è, io in qualche modo, con ragazzo o ragazzo, in qualche modo i conti me li sto facendo, sto sperimentando e vedere, però se non sento invece che questa cosa è accettabile dai miei genitori, dai miei amici e amiche, dai miei fratelli e sorelle, cosa faccio? Già, una bella domanda. E qua subentra lo stigma.
nel senso che in qualche modo dicevamo che uno ha un sentire e non lo può scegliere, può semplicemente decidere di non viverselo, ma deve fare i conti con una realtà esterna. Questa realtà esterna non è sempre così accogliente come in alcuni paesi del mondo, dove c'è una libertà veramente interna ed esterna, no? Cioè dove il dentro e il fuori sono abbastanza sono uniti, no? Quindi io posso esprimere ciò che sento senza che fuori ci siano reazioni in particolari. Leggiamo in continuazione di atti di violenza omofobica, a Lucca c'è stato il pestaggio di alcuni ragazzi in un locale, hanno pestato delle ragazze, addirittura in paesi dove apparentemente l'omosessualità viene accettata come in Spagna, e quindi come si fa a dare in qualche modo spazio a questa parte di sé se poi il mondo ci rimanda che questa parte non va bene? Quindi noi in qualche modo dobbiamo fare i conti interni con questa parte che apparentemente non va bene e iniziare a invece ad accoglierla e integrarla come una parte che ci appartiene, esattamente come i nostri occhi, come le nostre fattezze fisiche, come appunto il desiderio, no, di qualcosa. E questo è un lavoro, perché in questo lavoro noi dobbiamo togliere tutto quello che è stato in qualche modo messo dentro come giudizio, pregiudizio, come indicazione rispetto al sentire, al comportarsi, al fantasticare, al sognare. Ed è un lavoro che uno fa pezzo per pezzo. Tant'è che mi veniva in mente prima, quando si parlava di moda, ma non per tornare su questo, che c'è una puntata di una serie che amo moltissimo che si chiama This Is Us, in cui la ragazza adolescente si chiama omosessuale ai genitori e lo zio ad un certo punto l'aiuta a fare coming out, no? E facendo coming out lei lo fa in un modo plateale, nel senso che lo scrive su Facebook. E questo è un atto, no, come per dire, o mi accettate oppure via, cioè via tutti, no? Cioè un atto plateale, ma ognuno poi ha la propria modalità di esporsi su questo. Ma quindi, certo, se la società non è accettante, bisogna fare un lavoro su di sé, e se i fratelli e le sorelle, come le chiami tu, non sono accoglienti e accettanti, bisogna fare un lavoro su di sé per potersi in qualche modo autorizzare a viversi e anche proteggersi rispetto al posto in cui si è, perché se siamo in Italia, viene da dire, bisogna ancora proteggersi. Se siamo in paesi tipo la Norvegia o paesi più evoluti, forse c'è anche un maggior grado di libertà, no? Ma se sei in Russia ti devi nascondere. Se sei in Russia sei punito, addirittura se fai propaganda rispetto all'omosessualità, no? E però tornare sulla dimensione della bisessualità su due fronti. Uno, a livello storico proprio, la bisessualità quando nell'acronimo LGBT è stata inserita la lettera B, c'è stata una grande discussione all'interno della comunità perché la bisessualità non veniva in qualche modo accolta ben volentieri. La bisessualità era qualcosa che veniva considerata una falsa identità, fondamentalmente, sì. No? Cioè, quindi nella bisessualità c'è un etero che ogni tanto giochicchia a fare l'omosessuale, o etero uomo donna ovviamente, e quindi non vuole, no, definirsi e sceglie quella strada lì. Oppure c'è un omosessuale che non si accetta e si definisce bisessuale. La stessa cosa vale per la comunità eterosessuale, che quindi non accoglie i bisessuali di buon occhio, ma li vede come quelli che non scelgono. Io molto spesso mi sono trovato con gli adolescenti che ho seguito a sentire frasi come: quando hanno parlato i miei genitori mi hanno detto e tu cosa scegli? Cioè quasi come se tutto il discorso che abbiamo fatto sulla non binarietà dell'orientamento venisse ad un certo punto dalla società esterna rimandato ad una dimensione di collocati. Sì. Non puoi stare sparpagliato, devi collocarti da qualche parte, perché dietro c'è un progetto, e c'è un progetto sociale esistenziale, quindi tu nasci ma esiste già un progetto per te, avrai dei figli, eccetera, eccetera. Quindi
in che modo possiamo cambiare sensibilizzando le persone, no? Affinché ci sia un progetto sul proprio stare nel mondo e sul proprio essere futuri genitori, in cui si accoglie, uso prima esempio, si accoglie il marziano, cioè arriva il marziano e non sappiamo che caratteristiche ha, come è fatto questo marziano, che lingua parla, quali attitudini ha, sarà un ingegnere o sarà un calzolaio che se ne frega, cioè il punto che si felice, no? Sarà etero, gay o bisessuale o pansessuale, chi se ne frega, il punto che si felice, ma noi pensiamo in modo, ahimè, binario, cioè quindi sarà, anzi sicuramente sarà etero, poi se sarà gay sarà qualche problema, dovrò affrontare qualche problema, se poi transessuale, no, lì proprio è un guaio, no? Poi se però è transessuale, fa il cambiamento di sesso ed è bisessuale, che succede? Perché l'identità non c'entra niente con l'orientamento sessuale. E quindi se una persona fa il cambiamento di sesso ed ha un orientamento bisessuale è un bel caos. E quindi forse deve cambiare la coscienza individuale per poter arrivare ad una dimensione individuale. Dico individuale perché cambiando ogni singola persona per cambiare la collettività, non possiamo pensare che o con delle leggi cambino le cose, perché ci sono degli stati in cui leggi ci sono, ma ahimè i livelli di omofobia e di aggressività sono ancora molto alti. E prima leggevamo insieme ancora che ci sono voluti 300 anni per combattere, e ancora non è stato risolto la questione del razzismo e quindi della schiavitù. E io voglio tornare invece ad una cosa che hai detto prima, che me la sono appuntata, appuntata. Quando parlavi dell'impossibilità del rapporto amoroso con persone del proprio stesso sesso, ecco, per me soggettivamente e da un punto di vista anche più psicodinamico, l'essere bisessuali implica in qualche modo un equilibrio tra la sfera affettiva e la sfera sessuale in entrambe le direzioni. Il che significa che io posso investire liberamente una relazione sessuale, una relazione affettiva in entrambe le direzioni. Ecco. No, però per esempio, per come mi hanno educato, non puoi innamorarti di un ragazzo. Ah, certo. Massimo, vabbè, ci sei andato a letto e va bene, l'alcol e la giovane età e la situazione. Però sicuramente non puoi esserci innamorato. Cioè con quello con cui hai fatto sesso, una volta che ti sei svegliato gli dici arrivederci, a domani. Però non può essere che... Non può essere che tu ti innamori di una persona del tuo stesso sesso. Certo. Questo è anche un dato di fatto rispetto a, cioè, le evidenze, rispetto alle persone che tendenzialmente hanno un orientamento più fluido, c'è proprio una differenza di base fra gli uomini e le donne, c'è molta più facilità per gli uomini a vivere una parte più fluida, più omosessuale, solo a livello sessuale, cioè, succede, c'è molta più difficoltà ad aprire anche agli altri pezzi. Per le donne invece c'è molta più facilità a aprire al pezzo emotivo del legame, dell'amore. È proprio una, come dire, una differenza rilevata. Ci sono anche delle teorie al riguardo. La cosa fondamentale è che ci sono tante evidenze che ci portano a renderci conto che il desiderio ha delle parti che sono, come dire, interne, date, sono così, e ha delle parti che sono apprese, sono suscettibili d'apprendimento, cioè le nostre esperienze ce le ricordiamo in qualche modo, stimoli che prima non erano in grado di attivarci poi lo diventano, no? Quindi il desiderio ha più sfaccettature, invece l'amore, il legame, cioè proprio provato che è asessuato, ecco, anche quando biologicamente non ho la capacità di provare un desiderio sessuale spontaneo. Siamo molto abituati a pensare
siamo molto frutto di una mentalità maschilista. Siamo molto abituati a pensare che il desiderio ci indica lì e poi eventualmente si struttura l'amore. No, detto. L'amore intanto non è legato all'orientamento sessuale, posso innamorarmi davvero. Impariamo, si creano dei link, quindi ci innamoriamo più facilmente di persone in linea con il nostro orientamento prevalente. Però gli studi sulla fluidità dimostrano che anche molto spesso per le donne si diventa consapevoli della propria fluidità di orientamento grazie a un trigger emotivo, cioè mi innamoro di quella persona e poi mi rendo conto che mi può anche eccitare, può anche suscitarmi un desiderio sessuale. Non so perché sono finita a parlare di questo, però... Per fluidità. Sì. Per fluidità di pensiero. Sì, sono eventi, no? Ma credo che se non ci sono, magari domande, cose... Sono già le 7:20. Volendo, no. Ma no, vabbè, io bibliografia. No, se ci sono questioni, volevo sapere. Sì, però altre. Ma io non faccio bibliografica, però devo stare mai gradita. Ma vabbè, io ho trovato, al di là di alcuni autrici più note, ho trovato davvero interessante questa Lisa Diamond che ha condotto uno studio longitudinale durato 10 o 12 anni proprio su un campione femminile, lo dico già, parla delle donne, sulla fluidità. Lo studio era sulla fluidità dell'orientamento sessuale. Molto interessante e in effetti a fronte di campioni di studio che appunto di solito sono maschi bianchi o che comunque sono hai il vantaggio di porsi l'obiettivo di andare proprio a studiare quel pezzo in mezzo, questo pezzo qua. Cioè, la fregatura per la bisessualità, per la fluidità, è che molto spesso quando andiamo a cercare, a voler studiare qualcosa, cerchiamo di avere dei risultati il più possibile chiari e quindi andiamo a selezionare già un campione bello duro. Ecco, sto cercando degli eterosessuali, sto cercando degli omosessuali, insomma se c'è stato qualche varianza, qualche dirottamento, qualche meglio evitare. E quindi invece la cosa interessante è proprio riconoscere che duri e puri non lo siamo più così tanto, quindi studiamo quello anche. Però sì, in effetti è un campione esclusivamente femminile, quindi sono tutte considerazioni. Ma perché la fluidità è più femminile, secondo me? Sì, anche secondo la sessual fluidity. Ah, che cosa? È il più comune per... È in inglese. Però ho visto che se cercate fluidità, c'è qualcuno... di noto, non è la Graglia ma è qualche nome noto italiano che ha scritto un libricino sulla fluidità dell'orientamento, quindi però se volete si legge bene, ecco, insomma, anche senza essere ce la si può fare. Il punto è che per parer mio, però per una donna è più facile essere fluida. Sentiamo, sono già pronta. No, perché per un'ottica maschilista e patriarcale, una donna fluida è roba porno sul quale io mi posso masturbare. Io maschio mi ci posso masturbare ed è figo. Se io mi guardo un video porno lesbo, aumenta la mia eterosessualità. Quindi le donne sono più fluide perché la società maschilista e patriarcale permette loro di desiderare.
desiderare il loro stesso sesso. Sì, nel senso che... siamo figlie di un condizionamento maschile patriarcale. No, no, quello che stai dicendo, se ho ben capito, provo a tradurti un attimo, è che il livello di omofobia sociale è molto più elevato verso l'omosessualità maschile che non verso quella femminile. Questo sì. Ci sono teorie anche diverse. Però c'è anche una questione di cervello, Però anche loro che ultimamente le aggressioni verso le donne sono conformazione cerebrale e quindi ma questo cioè il punto è che non significa che una donna possa essere lesbica tranquillamente, no, però cioè, però se pensiamo al comportamento, ma non legato alla sessualità, cioè due donne che si tengono per mano non è che facciano un grande scattore, due uomini che si tengono per mano sono due finocchi, no? Esatto. A meno che non siano arabi, per cui no, se sono arabi invece fa parte della cultura e quindi ha tutto un altro significato. Quindi da questo punto di vista socialmente la società è più pronta ad accogliere alcuni comportamenti. Però se due donne si baciano su una panchina e passa il moto, cioè non è importante che siano donne o uomini. No, questo ci può portare a pensare che le donne possano avere un maggior spazio mentale per permettersi. Scusa? No, io penso che più che l'omofobo, sono abbastanza d'accordo con lui, più che l'omofobo c'è cioè più la probabilità del maniaco che dice... Più che altro non è un discorso di libertà, è un discorso di trasformare in un feticcio. Cioè in un'ottica maschilista... Sì, ma in una società fallocentrica, permettimi, però... Però pensa anche all'assurdità, no? No, cioè l'assurdità qual è, no? La fantasia di cui tu parli è... mi eccita l'idea di due donne che facciano sesso insieme. Ma se le due donne hanno un orientamento non bisessuale ed esclusivamente omosessuale, è una fantasia destinata a rimanere tale. Sì, beh, in quel punto è che sono tutti per un uomo etero, cioè, è tutta sublimazione dell'omosessualità. Cioè, non so, io concordo molto sul fatto che nasciamo tutti pansessuali, abbiamo una forte componente omosessuale che viene recisa durante l'educazione e che comunque sia questa parte qua cerca di venire fuori sublimata. Io vengo dall'esercito e nell'esercito quando era l'ora di fine addestramento e ci si doveva fare la doccia, vedevi scene che il banana sembra un luogo di cuore. Però guai a dire. È vestito dalle suore comunque. Non volevo dirtelo però. Guai a dire però che eravamo finocchi e anzi a maggior ragione se tu militare minacci di incularti qualcuno tu comunque sei attivo e quindi non sei proprio. Se entriamo sulla dimensione del ruolo all'interno dell'attività sessuale apriamo un capitolo enorme. Io piuttosto enorme, lascerei però questo spunto che spero di fare breve. Prima accennavo al desiderio, come dire, interno, quello proprio veicolato dai miei livelli ormonali. Una teoria, volendo, per me io non dico che sia la verità, però è interessante. Ci dice che il desiderio sessuale veicolato dai livelli ormonali nell'uomo dipende da una presenza di testosterone che, come dire, non sarà fissa, però è abbastanza stabile, abbastanza un uomo può fare affidamento sul proprio livello di testosterone che è più o meno sempre quello e quindi il desiderio che è supportato, il desiderio quello proprio endogeno, non vedo qualcosa e il desiderio veicolato a livello ormonale è qualcosa su cui un uomo può fare molto affidamento. Che è sempre a disposizione. Nella donna invece gli ormoni vanno incontro a fluttuazioni, il desiderio è maggiormente veicolato, quello endogeno di nuovo, solo quello, è maggiormente veicolato dagli estrogeni che hanno delle fluttuazioni. E quindi, come dire, una donna ha un segnale endogeno di attivazione sessuale più facile, più facilitato solo in alcuni momenti del mese, del ciclo, della vita.
E quindi una teoria ci dice forse per questo che la donna ha imparato ad affinare meglio l'attenzione verso gli stimoli esogeni, il legame, la caratteristiche che mi attivano e che fanno parte della persona che ho davanti. Ho una guida, ho una guida interna che a volte è molto chiara, a volte meno, e quindi affino la mia capacità di prestare attenzione alla persona che ho davanti. Va bene, tipo così, sì, davanti. Bravo. Mi ringrazio. Mi tengo di pensare per quanti. E mi piace anche di più rispetto a quello che avevi detto prima, che le donne, cioè perché sembra, perché io mi chiedevo anche, ma questa cosa che nelle donne prima c'è l'innamoramento e poi il sesso, non sarà che di nuovo una storia che ci hanno raccontato per tanto tempo, sì, perché dovevano sempre reprimere il desiderio, sì, delle, sì, donne? Invece questa spiegazione non è male. Non è male. No. No. Non è che non è definitiva, però è interessante. Interessante. Toglie un po' quell'ambiguità, cioè, come dire, ci restituisce anche un po' attivo, se no non sono sintonia. Basta, grazie.